Buongiorno. Ciao ragazzi, benvenuti alla Festa della Montagna Malcesine, una festa ricca di cultura e soprattutto di tradizione, incorporata in alcuni elementi che la rendono unica, come per esempio, come vedete alle mie spalle, la presenza degli animali, che è una cosa che non si vede più tanto spesso all'interno dei paesi e delle manifestazioni fieristiche. Ma questa è la festa del ritorno dei magari dall'alpeggio durante i mesi estivi, dei magari che hanno trascorso l'estate sul Monte Baldo, dove le vacche sono state libere di pascolare, quindi di nutrirsi delle essenze erbacee e floricole presenti su Monte Baldo, che è un po' il giardino d'Europa. Gli allevatori sono arrivati qui fin dalle prime ore del mattino per portare i loro animali, anche perché nel ring che vedete qui alle mie spalle ci sarà la premiazione della regina delle vacche. E devo dire che se sono tutti amici alla fine, un po' di rivalità c'è sempre e chi vincerà sfoggerà ovviamente un inevitabile orgoglio. Ma ci sono anche molti altri elementi di questa festa che vi farò conoscere, elementi che sono imperniati di più valori rurali che questo paese vuole continuare a trasmettere, grazie alla testimonianza di persone che continuano a portare avanti questo mestiere in un paese a forte vocazione turistica. Le vacche si portano al pascolo prima di tutto per una questione di benessere animale, che possono camminare, possono stare meglio che non sta in stalla. E poi anche per una questione di conservare il territorio dal punto di vista delle specie erbacee che ci sono, fiori, e la pulizia del territorio in sé. Quindi è una fortuna averli. È una grandissima fortuna avere i pascoli, è una fortuna avere in questa zona i pascoli che riusciamo a pascolare da maggio fino a ottobre, novembre, per cui stanno libere per 7-8 mesi l'anno. È una fortuna fare anche questa vita, Roberto? Ci vuole passione per questa vita, tanta passione, tanto sacrificio, ma se uno ci mette il cuore lo fa con leggerezza. Perché tu hai deciso di continuare questo mestiere? Forse il sentimento che provi a pensare di non averle. Se non le avessi? E se non le avessi? E te le fai la domanda. E allora te le tieni? Ed è questa la risposta allora? E questa è la risposta. Ha un significato morale per noi molto importante, in quanto al consorzio allevatori, seppur piccolo, mette in risalto una realtà economica che c'è ed è ben vista, in quanto da loro dipendono tutte le manutenzioni che vengono fatte sul territorio. Abbiamo dei luoghi belli da curare e se non avessimo chi li cura saremmo disastrati, diciamo. Non è, come ho detto prima, solo gli allevatori, ma è tutto quello che gira attorno: la raccolta della legna, del fieno, la sistemazione dei muri, delle strade, che per noi è quello che gli stranieri vengono a vedere, ed è un fatto estremamente importante tenerli in forma, bene manutentati e a disposizione di chi verrà ancora. La festa della montagna è anche la festa dei sapori tradizionali e a Malcesine il più tradizionale di tutti è la carbonara che sta nascendo qui, vedete? Polenta con vari tipi di formaggio e con tutta una logica particolare nella preparazione che adesso ci spiega Marcello, il presidente della compagnia della carbonara. E pensate che questo è un marchio registrato. La ricetta, per come ce la racconta lui, sembra una telecronaca. Al 20° minuto dobbiamo mettere il gorgonzola, perché sembra quello che è più mollo si sciolga prima, e invece quello che ci mette più tanto a sciogliersi. Dopo al 25° minuto mettiamo tutti
tipi di formaggio tagliato a pezzettini, che ci abbiamo dentro il Monte Veronese, il Grana Padano, l'Asiago, e il quarto formaggio è il nostro Gorgonzola che appena ho già messo giù. Dopo viene mescolata fino al 50° minuto, e al 50° minuto mettiamo giù i 3 litri di olio, che su questo paiolo è la dose è 1 kg di farina, 2 kg di formaggio, e alla fine vanno giù 3 litri di olio, e all'ora esatta viene fermata. Tradizione nostra di Malcesine. Noi siamo un marchio registrato già da 8 anni, sì. Ho registrato il marchio il nome Carbonera, perché è stata qua a Malcesine che l'hanno inventata, che era stata questa polenta fatta sui carboni. Non è difficile ammirare una vita come questa, cadenzata dai ritmi della natura, degli stessi animali, insomma un'immagine bucolica se vogliamo, anche se garantisco tutt'altro che semplice da gestire. Ed è un'immagine che però purtroppo sta un po' scomparendo, e questo è il rovescio della medaglia, perché fino a una 50 d'anni fa erano numerose le famiglie che traslocavano, andavano in alpeggio e vi restavano per dei mesi. È un mondo che piano piano sembra scomparso, adesso sono soltanto 2 o 3 i melgari che vanno su, anche se sono una decina le stalle ancora presenti a Malcesine. E quindi il problema che si pone è proprio questo: quanti continueranno questo mestiere visto che il ricambio generazionale è molto molto basso? Roberto, per esempio, che abbiamo sentito prima, è figlio d'arte. Quanti come lui seguiranno l'esempio dei padri e porteranno avanti un mestiere che è preziosissimo, come avete sentito dire dal sindaco, per la tutela, per il rispetto, per la protezione del territorio? Da quanto tempo siete qui, Franco? In questa malga qui sono 16 anni. E cosa vuol dire per te venire qua? Ah, ringiovanisco. Ringiovanisco. Perché questo è un lavoro che fai da tanto tempo? Sì, 50 anni, magari pure. Te eri in boccetta? Sì, piccolo, piccolo proprio. Sono grande anche adesso. E con chi hai cominciato? Con chi? E con i miei zii. Miei zii nel 71. Nel 1971. È una zona importante per il pascolo questa? Sì. Perché? Perché per il pascolo, per mantenere il pascolo, altrimenti il bosco copre tutto. E quando smetterete voi? Diventerà tutto bosco. Sì, la montagna qua, in quella zona qua, farà quella fine lì. Perché non ci sono tanti giovani che intraprendono questo lavoro. Tu però hai voluto continuare, perché? Era un'altra epoca l'era, io ne ero di più, non ero solo io da quell'epoca lì, c'erano altri giovani, so che adesso sono diventati vecchi, e allora, ma e dei giovani di dietro non ne vengono, non prendono quella passione qua. Perché? Non la prendono per tanti tanti motivi. Malcesine è tutto basato sul turismo, il reddito di quel lavoro qui è quello che è, ma soprattutto è l'impegno, l'impegno di 365 giorni all'anno. Non puoi andare al mare in ferie 15 giorni, non te lo puoi permettere. Devi averlo nel DNA, insomma. Sì, no, lo devi avere dentro nel sangue, questa passione, altrimenti non ce la fai a farlo. Stare qua 120 giorni all'estate, 24 ore su 24. E quando si torna giù dopo l'alpeggio, cosa si prova a fine stagione? Ma è anche bello ritornare a casa, a fine stagione è come un cerchio che si chiude. Bello tornare a casa, perché all'inverno si sta più bene giù che no. Però quando è maggio, i primi di maggio, se contano i giorni, almeno io conto i giorni per venire su, perché la mia passione era malga proprio, era malga. Se mi stai in malga tutta l'estate, e dopo San Miniso hanno fatto la festa del ritrovo degli allevatori qua nella piazza di Malcesine, vicino al comune, municipio, sindaco e l'amministrazione comunale a voler farla qua, e noi altri siamo qui che facciamo questa mostra, questa festa. Cosa vuol dire tornare dall'alpeggio? Vuol dire... Ma ti spiace?
No, 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 se stavesse bene anche in alpeggio noi altri, a parte le stagioni che la cala fa la sua mutazione, la fa certo. Il suo giro delle stagioni, quando è una certa stagione bisogna che ti venga a casa. Ecco. Però se avessi resta su? Sì, 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 se resta su anche volentieri. In ogni caso qui nessuno vuole dimenticare una festa bellissima che il maltempo non ha certamente scalfito nel suo valore. È una festa bellissima perché racconta della cultura materiale legata a questo territorio, pregna di valori come il rispetto del territorio, la genuinità dei prodotti, uno stile di vita duro ma autentico. Quindi bentornati a casa, Malgari.